mi dispiacerebbe se toccasse chiudere, cioè che ora, quando è il momento, prendere un camioncino e svuotare tutto, insomma, ecco, liberare tutto. Mi dispiacerebbe, insomma. Ancora ci credo, insomma, ecco, vedi, vengo qui, mi viene da mettere a posto la roba, da sistemare, perché... è così. Per Maria Ardenti, castiglionese parrucchiere da oltre 50 anni, la fase 2 non ci sarà. Ha infatti deciso che non rialzerà la sua saracinesca il prossimo 1 giugno. Troppo stringenti, seppur necessarie e giuste le normative per il settore, ma spera comunque che la sua attività possa proseguire, ovviamente con guanti e mascherine, e per questo ha deciso di regalarla. Il problema è riaprire con tutte le precauzioni che bisogna prendere, vabbè, no, sono importanti solo per noi e per i clienti, ma non me la sento. 50 anni che faccio questo mestiere, non me la sento, anche perché mi manca di conseguenza il rapporto con il cliente. Parlare, non c'è libertà, bisogna, il rapporto freddo diventa, viene il cliente, si fa il servizio, va via. A me piaceva stare col cliente a parlare, e si tratteneva dopo il servizio, veniva un pochino prima. Da qui la decisione di regalare attività, arredi e tutto il resto a chiunque voglia continuare questo percorso iniziato nel lontano 1974. Se c'è qualcuno che la vuole, io sono disponibilissimo veramente a regalarla, perché è un'attività, è un ambiente grandissimo, non ci sono problemi neanche di metratura, qui si può anche fare due clienti per volta, e niente, c'è un minimo di un po' di utenza, c'è, se un giovane avesse voglia può venire tranquillamente, gli do le chiavi sono qui e inizia.